ormai è estate, quindi vogliamo cose veloci veloci, però appetitose, che ci stimolano un po' l'appetito, perché siamo un po' inappetenti, no? Vero? Allora, quindi facciamo la pasta con la colatura di Alice. Eccezionale. Allora, pasta Gragnano, ho scelto pasta Gragnano. Oh, stavolta pasta corta, perché vedete, sempre uso la pasta lunga. Qui la ricetta normalmente prevede o linguine o spaghetti. Io oggi pasta corta. Rigatoni, vai. Prezzemolo, aglio, peperoncino. Questa è la mia aggiunta, il limone e poi questa, la colatura di Alice. Eccezionale. Allora, prima cosa, è semplice questa. Proprio questa cosa la potete fare anche a freddo, non c'è problema. Quindi la pasta, mettiamo subito la pasta dentro, un paio d'etti sono più che sufficienti. Ma sentite che musica oggi, che ritmo? Poi che facciamo? Prendiamo l'aglio. Normalmente questa ricetta non prevede cottura, zero, tutto quanto a freddo. Io personalmente la voglio fare in un'altra maniera, e guardate la mia maniera. Questa, oh, è casa Mariola. Faccio come a casa mia, ognuno di noi fa come gli pare. Allora vado, taglio a fettine l'aglio, così, guardate che bell'aglio, fresco, guardate, stupendo, se lo trovate va bene, se no l'aglio pure vecchio va bene, qualsiasi cosa, l'importante è che è aglio buono, la regola è sempre quella. Qui è tutto freddo, butto l'aglio, contateli sempre, sia i spicchi che i pezzi d'aglio, così li possiamo poi recuperare. L'olio, come deve essere? Lo sapete. Vado qua con l'olio. Oh, l'olio, non vi fate guardare in tasca, abbondante, mettete, guardate che colore, qua stiamo con l'olio siciliano. Poi guardate la temperatura, io vado a 4, l'olio non deve superare i 40 i 50 gradi, con questa temperatura ci stiamo quasi, neanche serve che l'accendiamo. Poi venite qua, prezzemolo, per tutti quelli che dicono ma lavi le cose, le lavi, lavato, tutto lavato, tutto, non mi voglio avvelenare. Vado, allora che cosa faccio? Prendo un po' di gambi di prezzemolo e metto qua dentro, così, ma metto un altro po' d'olio perché qua l'olio deve essere abbondante, vai, perfetto. Nel frattempo, senti, limone, perché limone? Ma uno quando pensa alla colatura di Alice, cetara, lagostiera, ma i limoni ci devono essere per forza, quel profumo dei limoni. Allora, ma adesso, guardate, faccio così, tiro giù la pelle, la buccia, scusate, vado. Questi non sono di Sorrento, però sono di Sandro, l'amico mio del mercato trionfale, che ce l'ha non trattati. Vado così. E adesso parliamo di peperoncino. Quindi, peperoncino, fresco, vado così. Questo però me lo tengo da parte. In che senso? Adesso vi faccio vedere. Tolgo i semi, quindi leggermente meno piccante. Qua però c'è l'estasi, altro che quello della Alice. Allora vado, sento un attimo un pezzetto se è piccante o meno. Ah, scoppio ritardato, maledetto. Vado così. Allora tagliamo queste striscioline. Questa deve essere piccante. Immaginate se state su un terrazzo, in spiaggia, al mare, a Roma e volete mangiare qualcosa d'appetitoso, saporito, piccante, per poi bere qualcosa su del ghiacciato, buono, che può essere al cocktail, alla birra, al vino bianco. Tagliato a strisce e poi guarda, tutto piccolino così, mi piace. Eccolo qua, trito un po' di prezzemolo, abbondante, qua il prezzemolo deve essere abbondante. Lo possiamo servire in questa pasta? Allora, guardate, l'aglio è bianco, quindi non abbiamo soffritto, non abbiamo superato temperature particolari. Levo il prezzemolo, questo qui, levo il limone. Allora, se voi avete la possibilità di fare questo lavoro prima, il giorno prima, e di tenere tutto quanto in infusione così, è ancora più buono. Tolgo l'aglio. Adesso io ho un aglio nuovo, fresco, guardate cosa faccio. Ci avete presente la bruschetta? La stessa cosa, profumo la ciotola con l'aglio, così, vedete? Verso un po' dell'olio che abbiamo aromatizzato col prezzemolo, con l'aglio
e il limone. Metto un po' di prezzemolo fresco, guardate, ok? Così. Poi, con parsimonia, un pochino alla volta, andate col cucchiaino voi, un po' di colatura di alici, così. Metto il peperoncino, ecco qua. E adesso, ma che cos'è sta colatura di alici? È il liquido che poi viene lavorato, quello che viene, esce fuori quando si mettono le acciughe sotto sale, le alici sotto sale. E questa cosa si fa a Cetara, quindi sono tutti i miei amici, Gennarino, l'acqua pazza, tutti quanti. Allora, è una cosa che poi viene messa dentro le bottiglie, filtrata, messa esposta al sole, è una cosa lunghissima. Però questo qui, ragazzi, a casa sempre, sapete perché? È un insaporitore, è un dato naturale. Usatela. Adesso. Pronta. Metto. Ecco qua, l'ultima. Adesso, a freddo. Così. Sentite l'odore fresco del mare e il prezzemolo, guardate qua che spettacolo, il prezzemolo, un po' di limone si sente proprio, cioè è una cosa, aspettate, fatemi assaggiare se è giusta di sale. Buona, buonissima ragazzi, vado, no, non potete capire ragazzi. Guardate che meraviglia, ragazzi, guardate che meraviglia. Questo è il succhetto, lo mette? Mamma mia. Questa abbondante per Camera Woman. E adesso assaggio io. No, no, no. Voi non ci credete, ma è una bontà assurda. Saporita, fresca, piccante. Buona, 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 buona. Mi raccomando, poca roba, però deve essere tutta buona. Un abbraccio e un bacio da casa Mariola. Buona, oh. Camera Woman, di assaggiarle, di paura. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.